Il testo teatrale ha una vita che si eh, può concludere semplicemente nel testo scritto, oppure, come è giusto che sia, perché nasce per questo scopo, il testo teatrale può essere rappresentato. Quindi noi abbiamo un testo scritto che possiamo leggere tranquillamente come, leggiamo, come quando leggiamo un libro chiaramente ci accorgeremo della differenza dal testo narrativo perché ha delle caratteristiche specifiche. Quindi già di per sé un testo teatrale è di lettura piacevole. E con la nostra mente possiamo immaginare quello che succederebbe in scena se venisse rappresentato. In effetti però lo scopo di chi scrive un testo teatrale è quello di rappresentarlo, cioè di metterlo in scena. Ed è per questo che la parte della trasposizione su un palcoscenico di quel testo deve essere affidato a un professionista. Questo professionista si chiama regista e il regista può. Seguire le direttive di chi ha scritto il testo teatrale e attraverso le didascalie ha dato le informazioni sulla messa in scena del no. testo stesso oppure può anche fare una eh, personalizzazione del testo aggiungendo dei, eh, dei particolari scenici che ritiene magari opportuni per l'interpretazione che vuole dare del testo. Così per esempio è avvenuto con alcune rappresentazioni di testi classici del teatro antico rappresentati a Siracusa, dove eh, i registi moderni a partire da un testo antico di Euripide, Sofocle, eh, cioè dei grandi tragediografi della classicità, hanno fatto una riedizione del testo stesso ambientandolo per esempio ai giorni nostri. Questo chiaramente ha una uh, componente di rischio, perché eh, ambientare ai giorni nostri un'opera come quelle classiche eh, dei grandi tragediografi dell'antichità è sicuramente come dire in certi casi un azzardo. L'importante è sempre il patto tra chi assiste a teatro all'opera e chi la rappresenta. Io che vado a seguire un'opera teatrale so già prima che quell'opera teatrale è rappresentata in un modo diverso da, dal testo originario e quindi in qualche modo mi fido del regista che ha voluto dare una sua libera interpretazione all'opera stessa. Manteniamoci però sul, sull'aspetto della trasposizione, della me sulla messa in scena, cioè dell'opera teatrale a teatro, classicamente intesa, quindi. La messa in scena è appunto questo particolare momento in cui il testo prende forma e prende forma attraverso gli attori che interpreteranno le battute che a loro vengono affidate. Ma anche attraverso il contesto che è formato dagli spazi, dagli arredi, dai vestiti, dagli abiti di scena, dalle stesse movenze, cioè dai gesti che gli attori dovranno fare seguendo pedissequamente, cioè in maniera assolutamente precisa, le didascalie, le direttive che l'autore. Ha inserito nel testo teatrale stesso quindi noi nel testo teatrale troviamo non soltanto il testo e le battute ma troviamo anche appunto attraverso le didascherie tutto quello che serve per allestire questa messa in scena quando si recita è come se la, la storia si va facendo durante la recitazione stessa cioè la messa in scena a teatro prevede che quello che noi spettatori vediamo è come se stesse avvenendo in quel momento. Ed è per questo che il tempo verbale che si utilizza per rappresentare un'opera teatrale, per mettere in scena il presente, perché sul palco gli, eh, gli attori stanno rappresentando qualcosa che sì sarà stata scritta pure nel passato, però viene rappresentata ora e quindi le battute sono al presente, necessariamente al presente. Eh, All'interno della eh, me, messa in scena troviamo la necessità di avere anche i contesti, cioè ricostruiti gli ambienti entro i quali la rappresentazione stessa Avviene. Quindi gli attori rappresenteranno attraverso il linguaggio verbale, ma saranno all'interno di un contesto che sarà fatto di poltrone piuttosto che eh, di letti, piuttosto che di tavoli, cioè di tutto quello che, eh, che serve per creare l'ambiente. Nell'antichità, chiaramente i teatri avevano una scenografia, cioè la costruzione delle scene, appunto, che eh, Faceva i conti con l'antichità, eh, ossia con la mancanza, per esempio, delle tecnologie. E così eh, spesso per poter rappresentare, per esempio, delle scene che si svolgevano in spazi aperti non poteva essere portato a teatro lo spazio aperto oppure gli attori andare fuori. Lo spazio scenico è quello del teatro. Allora, per poter rappresentare, per esempio, questo tipo di ambiente si utilizzavano dei dipinti, quindi delle scenografie che erano costituite da grandi teloni dipinti e la pittura di quei teloni rappresentava l'ambiente che da sfondo dava l'idea a chi vedeva lo spettacolo di dove fossimo, dove, dove quegli attori si trovassero. E poi chiaramente eh, alcuni elementi della messa in scena erano reali, che so io i tavolini, le sedie, erano reali. Nell'Ottocento comincia a svilupparsi la scenografia tridimensionale, cioè una, tridimension una mh, scenografia all'interno della quale si rappresentavano con delle sculture, magari fatte con materiali leggeri, che riproducevano in chiave reale, quindi non più dipinta, alcuni elementi, che so io delle colonne, se magari avveniva in una piazza. Potevano essere rappresentate con dei materiali leggeri, però erano tridimensionali, cioè avevano un loro volume, non erano più soltanto dipinti. Nel Novecento, invece, si sviluppa quella che viene chiamata la scenografia simbolica, cioè all'interno della scena troviamo il minimo delle cose, però queste cose sono allusive. E allora può capitare che all'interno di uno spazio scenico pressoché vuoto ci possano essere pochi oggetti che però rimandano attraverso una costruzione della storia stessa, rimandano a qualcosa che con la mente gli spettatori devono sapere cogliere. Il teatro del Novecento è un teatro molto particolare e quando lo studieremo vedrete come questa dimensione dell'essenzialità sarà fondamentale proprio all'interno di questo teatro. Altra parte importante, dopo la scenografia sono i costumi e anche lì possiamo fare tanti discorsi, i costumi devono essere della stessa epoca storica eh, in cui è ambientata la storia e quindi vestiti dell'Ottocento se la storia è ambientata nel 1800 o addirittura in epoche precedenti. Cioè tutto deve essere coerente, non può un attore vestirsi con dei vestiti moderni e rappresentare una scena antica, cioè tutto deve essere congruente, deve assolutamente rispondere. Altri elementi importantissimi, la luce. La luce e gli effetti che attraverso la luce è possibile creare servono tantissimo al teatro, proprio perché gli strumenti a disposizione di chi mette in scena qualcosa non sono tanti, a cinema è tutto diverso, perché con gli effetti speciali puoi ricostruire anche paesaggi inesistenti, lo spazio, per esempio, mentre invece chiaramente a teatro no. E allora attraverso qualcosa di concreto, di reale, come per esempio la luce, si possono creare degli effetti suggestivi che danno a chi sta da questa parte cioè sulle poltrone a guardare l'opera teatrale danno una eh, dimensione una un'emozione veramente particolare la musica è un altro elemento fondamentale attraverso la musica si sottolineano alcuni passaggi della recitazione alcune battute la tragicità di una scena, di un fatto rappresentato deve essere sottolineato e può essere sottolineato con una musica oppure con un effetto sonoro tragico. Quindi anche in questo caso chi si occupa nel fare teatro, di mettere in scena un'opera, deve affidarsi anche a professionisti delle luci, delle musiche, a volte soprattutto nel teatro. Più antico le musiche erano riprodotte dal vivo dall'orchestra che molto spesso stava in quella parte antecedente al palco proprio sotto al palco quasi nascosta alla vista del pubblico ma stava lì e in, aveva chiaramente a, accanto al musicista c'era da una parte il copione e dall'altra parte la partitura musicale il copione serviva perché il musicista doveva sapere in quale momento doveva entrare assolutamente in, uh, in scena con il suo strumento. Una delle opere più belle in questo senso è Pierino e il lupo, che è tutta un'opera musicata con un'orchestra che è presente in scena dall'inizio alla fine della rappresentazione stessa. E allora la figura che fa da collante a tutto quello che abbiamo detto è il regista. Che è, una parte importantissima, che è una parte importantissima nella messa in scena, perché lui può, come dicevo prima, o seguire in maniera pedissequa, cioè puntuale, tutto quello che l'autore ha scritto nell'opera, oppure può interpretarla. E oggi, più che mai, ha a sua disposizione tutta una serie di strumenti, oggi tecnologici, digitali per esempio, che lo aiutano a riprodurre a teatro anche cose, che, eh, situazioni che prima non erano nemmeno pensabili. Per concludere, due parole su cosa fanno i personaggi all'interno della scena. Gli attori che rappresentano appunto i personaggi hanno delle battute ben precise, ma loro non devono sapere soltanto cosa devono dire, ma come si devono muovere, dove si devono posizionare. Non possono decidere di muoversi nel palco a proprio piacere, ma devono seguire le istruzioni che il regista o l'autore dà all'interno del testo. Tutta questa dimensione prende il nome di prossemica. La prosemica è appunto quella disciplina che eh, individua dei posti precisi per ogni attore sul palco, ma anche i movimenti che ogni attore compie all'interno del palco. Perché dare le spalle al pubblico, nascondersi piuttosto che sedersi, ha un significato all'interno della rappresentazione. Quindi non è solo il testo scritto importante, ma anche il modo in cui ci si muove, cosa che d'altronde appartiene alla nostra vita. Se noi vogliamo esprimere un atteggiamento di sfida, ci metteremo con il nostro corpo in un certo modo. Se ci vogliamo nascondere per vergogna, assumeremo certi comportamenti, certi gesti. Ecco, la prossemica è proprio questo. Soltanto che l'attore non può farlo liberamente, ma deve farlo necessariamente seguendo le istruzioni che chi ha scritto l'opera o il regista gli dà.